Ed è agilissimo, quindi è uno di quei giocatori ostici per Austin Day. Possesso in attacco da parte della formazione di Pesaro, isolato un quarto di campo Day, che finta il palleggio, va in fondo, due per lui. Grandissima azione in rapidità di piesivo, capito da Pesaro, che va da Day, che ha un tiro in ritmo, sì. E va dentro, guarda caso. È in ritmo e va dentro, guarda caso. Squadra Johnson sbaglia questa volta, rimbalzo conquistato da Pesaro, con Day che arriva al piccolo trotto. Lacy, sì. Triple Lacy. Eccolo che ha la palla. Palla nelle mani di Cantù, con Abbas che si gira in allontanamento e sbaglia. Un tiro certamente difficile, ma anche in principio di azione, quindi sotto ritmo. Quando Day è dall'altra parte, siamo nell'ultimo minuto del primo quarto, 23-22. Allora, Day va lui. A 5% della lunetta per lui questa stagione. Potrebbero diventare 7, mancano ancora i punti di Kriston, che è fermo 0. Il tiro. Day è al quarto di campo, si butta dentro, fa una cosa difficile ma trova i due punti. La cosa più difficile... Cantù sta tirando con le stesse identiche percentuali. Totale di squadra è un 56% a testa. Il problema è... Pesaro, contraccambiato dai pesaresi con il classico Ale Cantù, ma è una cosa di 30 anni, è una grande amicizia questa. Day va in fondo. Fallo. Ancora i tifosi di Cantù che sono andati dall'altra parte, guardateli. Non so se riusciamo a maglia quelli con la maglia. Deve accelerare, sfruttare questo finale di tempo dove Pesaro sta aumentando il vantaggio. Sì. Vediamo Day, si ferma, tira da tre e segna il cerbiattino, tripla del cerbiattino. Che partita. Anche perché poco controllabile una partita dal punteggio altissimo e soprattutto vuol dire che difendiamo male. Soprattutto perché ne abbiamo già presi 45. Day sfrutta un'apertura su davanti a lui e mette la tripla. Guardando gli... a Bologna stanno facendo cose micidiali, 9.000 persone, sono veramente tutti indemoniati e il clima è troppo sereno qua, bisogna fargli sentire che già quando non hai un grande vantaggio da un certo tipo di azione non devi fischiare mai. Totalmente d'accordo, Michele. Vediamo Day, uno contro uno, però da fermo, va, si butta addosso all'uomo, fallo. Trova il fallo entrando nel cilindro della difesa, avrà i due liberi. Drone, partita che ricordiamo per la Consult Invest Pesaro è decisiva, vale prima di sostanza di Austin Day che deve semplicemente, secondo me, raffinarsi quando era doppiato, quando non c'è ritmo, ricominciare, cercare il compagno e poi tornare da lui. Sì, adesso però, inizia il pubblico, vedi però il giocatore di talento, 18 punti, spinge il pubblico, il cerbiattino va lui, si gira cadendo all'indietro, cosa difficile, sì, sì, ma sì. Il ferro aiuta, il tabellone anche, più due minuti. Wojciechowski sbaglia, rimbalzo di Siepardi, ora spingere, si va da dentro, dai, da dai, piede, dai. A segnare Austin Day, la consegna di Siepard, il mini break Consult Invest, 7-8-7-4, 6 minuti, 33 secondi, e ci si sta giocando sul campo, che con i suoi muscoli può avere un impatto importante in questo finale. Si va da Day, 10 secondi, tutti fermi gli altri, andrà al tiro, parte in palleggio di sinistro, si ferma, tira e segna, sì. Austin Day, battendosi la mano sul petto. 24 per il cerbiattino, 24. E andare a pigliare dei falli, andare in lunetta. Vediamo Austin, finisce il fatto, 7 di valutazione. Ah, sì. 2 su 2. Day non è molto contento di questo cambio, non è contento per niente di questo cambio. Bisogna anche dire che Day ha 4 falli, però manca anche 1,59. Io ancora l'avrei tenuto, sinceramente. Ma stavo...